Ciao ragazzi, allora quella che vedete alle mie spalle è la nuova ESA, è una fabbrica molto conosciuta qui in Veneto per le sue vicende legali. Ora ve la faccio vedere e poi vi spiego meglio. Allora, questa fabbrica nel 2004 è stata per la prima volta messa sotto sequestro per la grande quantità di rifiuti tossici presenti al suo interno. Una grande quantità poi è stata smaltita, ma si parlava di migliaia di tonnellate di rifiuti, quindi non tutti sono stati appunto smaltiti. Qualche anno dopo c'è stato anche un incendio, infatti poi vi porterò nelle stanze in cui si vede. Comunque, dopo svariati sequestri che sono stati fatti nel corso degli anni, la ditta ovviamente fallì e gran parte dei rifiuti sono stati smaltiti. Si è parlato tanto di riqualifica, di bonifica, ma come potete vedere non è cambiato niente. È stato tutto lasciato in stato di abbandono, rifiuti compresi. Non mi fido a rimanere dentro a questo posto così a lungo. Questi erano degli uffici. Ragazzi, abbiamo la cena per questa sera. Penso che siano verze, sai. Non mi sono verze, secondo me sono verze. Questa era una famiglia che il nonno, l'uomo, aveva una fornace. Ok, poi si è buttato nel riciclaggio dei rifiuti tossici, non è andata bene, di conseguenza la casa dovrebbe essere piena fin sopra i capelli di tasse dell'Equitalia.
C'è una stanza che non abbiamo visitato da questa. Chi vuole provarla? Io consiglio di salire una alla volta sulla scala. Per vedere l'esplorazione di questa casa, sai cosa devono fare, Alice? Devono andare su Nick 1991? No, ok, ci siete già? No, devono cliccare qua. Qui? Qui? Qua. Qui, sui miei occhiali. Qua. Devo chiudere il video. Allora, questa secondo me è stata una casa... No. Ci vediamo in altre avventure.